Buongiorno signori, allora io lo so che di solito come primo video post partita attendete le pagelle e arriveranno nel primo pomeriggio, sicuramente vi porterò anche i giudizi alle valutazioni, alle prestazioni dei singoli giocatori, però oggi credo che sia giusto anche sedersi un attimo, riavvolgere il nastro e ascoltare le parole di Federico Chiesa e di riflesso quelle di Massimiliano Allegri, perché secondo me Chiesa ha parlato per bocca di Allegri, ha un po' spoilerato quello che è stato il discorso di Allegri, post partita nello spogliatoio, post partita di Sassuolo ovviamente intendo, e quelle che invece sono state le indicazioni di Allegri da inizio anno. È sembrato di sentire un pochettino quella dichiarazione di Chiesa post Udinese, cioè è il mister che ci chiede queste cose, il mister e Magnanelli che sta dando un grande contributo. Oggi Magnanelli non è stato citato, ma ricorderete che avevo fatto un contenuto proprio a proposito delle parole di Federico Chiesa, nelle quali dicevo sì, certo, Magnanelli ha un impatto determinante, secondo me è davvero lui che cura queste cose sul campo, è davvero lui che mette mano al pressing alto, però la richiesta di fare queste cose non può venire da Magnanelli, un componente dello staff che entra nella Juventus in punta di piedi, arriva ed è detta legge. Non la vedo come una cosa plausibile, non la vedo come una cosa logica, la vedo come una cosa che deriva dall'alto, quindi dall'allenatore della Juventus, quindi da Massimiliano Allegri, che delega i suoi collaboratori come fanno tutti gli allenatori. Quindi questo secondo me è il cerchio. Oggi Chiesa non cita Magnanelli, però parla appunto di richieste da parte dell'allenatore di giocare un calcio moderno. Perché vi dico che mi sembrano parole proprio uscite dalla bocca di Allegri? Perché secondo me questo è stato il discorso che ha fatto Allegri alla squadra nella prima o una delle prime volte che si sono ritrovati quest'estate per preparare la nuova stagione. Perché il pressing alto, associarlo a calcio moderno mi sembra molto una cosa da Allegri, che invece è sempre rimasto legato al fatto che il calcio è molto più tradizionale, quindi mi sembra proprio una frase che Chiesa è andato a ripetere perché gli è entrata in testa proprio perché l'allenatore ha fatto questa richiesta. Chiesa ha fatto un'analisi abbastanza veloce e superficiale, perché per forza di cose non poteva stare lì a parlare 20 minuti di quella che è stata la partita di Reggio Emilia. Ha detto che comunque ha rivisto la gara, nei primi 20 minuti la Juventus ha comunque utilizzato questo approccio di andare in avanti, cercare di prendere alti gli avversari, e lui dice di non aspettarli sempre, e questo secondo me è il concetto chiave di tutta la discussione, per poi non riuscire a proporlo per tutta la gara per ragioni fisiche e per ragioni legate al risultato, agli errori che hanno portato al cambio di punteggio, quindi al vantaggio da parte del Sassuolo. Io credo che la lettura sia abbastanza corretta, perché, come vi dicevo, non ero d'accordo quando sentivo Allegri che diceva abbiamo sbagliato approccio col Sassuolo. Per me no, per me la Juve è entrata in campo con la giusta mentalità. Li avevo visti anche arrivare abbastanza tranquilli allo stadio, vi dico proprio tutto quello che penso, e credo che effettivamente scesi in campo non abbiano fatto una brutta prestazione nei primi minuti. Poi non sono stati in grado di dare continuità di rendimento a quella che era l'idea, a quella che è la volontà di andare a prendere gli avversari in avanti. E Chiesa sottolinea anche come oggi, invece, anzi ieri sera con il Lecce non ci sia stata la stessa continuità tattica. E cioè, Chiesa dice, abbiamo giocato 2 o 3 giorni fa e probabilmente quella partita, quel risultato e quegli errori li abbiamo sentiti un po' nelle gambe, e quindi nel primo tempo abbiamo fatto un po' più fatica ad andare a fare quello che vogliamo fare di solito. Io mi collego anche un po' alle parole di Allegri. Allegri dice dobbiamo giocare di più la palla davanti, dobbiamo giocare meno la palla all'indietro. Queste due dichiarazioni unite, quindi più palla in avanti e calcio moderno, ti fanno comunque ragionare e riflettere sulla partita di ieri sera, e sono entrambe cose che si sono viste poco. Ora, non ho ancora controllato i dati totali della partita. A fine primo tempo c'erano più palle giocate indietro che in avanti, quindi ha ragione Allegri da questo punto di vista. Non so se è migliorata con il tempo, con gli ultimi 45 minuti, questa statistica, però noi siamo molto abituati a giocare palla all'indietro. Però secondo me Allegri si riferiva in particolar modo alla gestione degli ultimi minuti. Secondo me Allegri ha rivisto un po' i fantasmi di Reggio Emilia, quando anche a un certo punto Gatti è andato all'indietro a cercare Szczęsny per fare un giro palla. Ecco, secondo me Allegri intendeva più in quel momento, quando sei sopra 1-0 e mancano pochi minuti, se tu giri la palla all'indietro ti porti gli avversari in area, se tu
butti la palla in avanti e vai a fare la lotta, la lasci lì, è più difficile che gli avversari arrivino nella tua area di rigore. Secondo me questo è stato il concetto di Massimiliano Allegri. Però c'è da sottolineare ancora una volta come Chiesa sia tornato a battere su questo tasto, e cioè questa squadra ha necessità di andare avanti, di non aspettare sempre indietro gli avversari e di fare una partita più moderna. Questo è il termine tecnico utilizzato da Chiesa in ben due occasioni. Io sono d'accordo, assolutamente, e lo sapete, poi credo che non sia l'unica cosa che manca a questa Juve, però se la Juve queste cose ce le mette in campo sicuramente fa delle partite migliori rispetto anche banalmente a quella con il Lecce. Perché in quella con il Lecce secondo me non si è visto niente di tutto questo. Chiesa dice: ce l'avevamo un po' nelle gambe, il risultato, gli errori di Reggio Emilia. Sì e no, secondo me. Io ieri sera vi parlavo anche di questa non abitudine a giocare ogni tre giorni. Non so se deve essere abitudine fisica, un'abitudine mentale, però la Juve è settata su una frequenza di giocare una volta a settimana. E quindi questa volta che c'è l'infrasettimanale va un pochettino a complicare tutta la faccenda, no? Va un pochettino a mettere in difficoltà la Juve. Per quello che vi dico che secondo me è un vantaggio per la Juve giocare soltanto una volta a settimana e non uno svantaggio come in tanti tifosi stanno dicendo, o un non lo sappiamo come invece ha detto più volte nel gioco delle parti Massimiliano Allegri. Concludo dicendo che secondo me la Juve ieri sera non aveva né la forza né la volontà di andare a prendere gli avversari in avanti. Uno, perché Lecce secondo me era messo molto bene in campo e stava molto bene fisicamente, non è un fatto che abbia vinto praticamente tutte le seconde palle, non è un fatto che Ramadani sia sembrato, come diceva le statistiche, il giocatore che correva di più, che si metteva più in mostra dal punto di vista fisico. Hanno avuto anche un Dorgu meraviglioso, hanno avuto un Krstović che faceva la lotta e teneva sulla palla, poi è calato tanto e Bremer ci ha preso le misure, ma secondo me perché è calato molto Krstović. Un Lecce innocuo là davanti, c'è da dirlo, ma una Juve che ha creato davvero troppo poco, davvero troppo poco. E qui vorrei collegarmi anche un pochettino al fatto del parallelismo che c'è stato tra Inter e Milan. Il risultato di Inter e Milan contro Hellas Verona e Empoli dell'ultima giornata di Serie A, e viene istantaneo dire: eh sì, però anche l'Inter e il Milan hanno vinto 1-0, non ci sono state critiche da parte dei tifosi, non ci sono state critiche da parte dei giornalisti, bla 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 bla. Parte che credo che la critica, se costruttiva, sia necessaria se non vitale in un percorso di crescita nel calcio e nella vita, perché se una persona non ama mettersi in dubbio, io credo che se una persona si considera arrivata, non sia arrivata ma sia finita. Maggior ragione questo concetto viene applicato in una squadra importante come la Juve. E se andiamo a vedere il risultato e la prestazione di Inter Milan, sì, ci sono state sicuramente delle difficoltà, e io credo che durante una stagione ci siano tanti momenti di difficoltà per le squadre, tante prestazioni anche che vanno sotto questo punto di vista, sotto questa luce. Però per la Juve è diverso. Per la Juve le prestazioni di questo tipo l'anno scorso erano diventate lo standard. E me, Juventus Lecce 2023-2024 è sembrata una partita della Juventus 2022-2023. Ora, quest'anno abbiamo fatto vedere che appunto questo approccio al calcio moderno, utilizziamo il termine di Chiesa non tanto perché sia esattamente questa cosa, ma perché è il termine che utilizza Federico Chiesa. Io credo che la Juventus abbia mostrato questo approccio a più riprese, in quasi tutte le partite. Poi in alcune ha funzionato di più, in altre ha funzionato di meno, in alcune si è visto di meglio, in alcune si è visto di peggio. Quello che cambia, secondo me, è il grado di continuità che si è riusciti a dare dentro la partita. Però l'approccio l'avevo visto praticamente in tutte le partite, che fosse stato 45 minuti con l'Udinese, che fosse stato 20 minuti con lo Sassuolo, che fosse stato con il Bologna, anche senza riuscirci nel primo tempo, perché poi il Bologna era andato in avanti e la Juventus non era riuscita a trovare la reazione. Però quell'approccio l'ho visto in tutte le partite. Ieri io sinceramente non l'ho visto. E la mia paura è che si sia tornati indietro, ma non è una paura che nasce oggi, perché se vi andate a vedere i video che facevo, credo dopo Udine o addirittura dopo Bologna, comunque o alla prima o alla seconda giornata di campionato, che doveva essere secondo me dopo Bologna e quindi la mia prediction alla classifica finale, vi dicevo: sì, io ho visto che la Juventus è partita con un nuovo approccio, ho visto che fa delle cose nuove, ma la mia paura è che la Juventus non riuscirà a dare continuità a questa cosa, perché poi l'allenatore
non avrà il coraggio di seguire questa linea nei momenti di difficoltà. Perché un conto è quando le cose vanno bene, un conto è quando le cose vanno male. E dato che Sassuolo, Reggio Emilia, è stato il primo palletto delle cose che sono andate male, e Juventus-Lecce è stata la prima partita dopo le cose che sono andate male, io non credo che sia solo una coincidenza o la partita storta di turno della squadra che come Inter e Milan va a fare quella prestazione lì. La mia paura, la mia perplessità, il mio più grande timore è che sia stata proprio una richiesta. Quindi dicevo prima, non c'era l'energia, ma non c'era neanche la voglia, la volontà di fare quella partita. Solo che se non si scende in campo e non si dà davvero tutto da quel punto di vista, anche atletico, anche tattico, questa Juve è destinata a non far punti. E non sempre ti trovi una squadra come il Lecce che non crea pericoli. E non so quanto per merito della difesa della Juve, perché ripeto, Bremer secondo me ha ballato a tenere uno contro uno con il numero 9 del Lecce. Ha ballato un pochettino. E già domenica con l'Atalanta, a replicare una prestazione come quella di ieri diventerebbe problematico. Maggior ragione perché l'Atalanta è una squadra che trova spesso e volentieri la via del gol, e anche con gli infortuni di Abil Touré, si chiama, che non ha ancora fatto l'esordio in Serie A, ma l'avevamo già visto nell'amichevole contro la Juventus a Cesena quest'estate, e di Scamacca, con De Ketelaere, Lookman e lo stesso Cobb Mainers, ha fatto vedere di essere una squadra che il gol lo può trovare. Tornato anche Muriel adesso, dato che ci sono stati questi infortuni. Quindi attenzione, perché l'Atalanta rimane sempre una squadra pericolosa, con dei giocatori che hanno delle giocate e dei giocatori che sono partiti forte. Sicuramente non ha la stessa ambizione del Lecce, cioè la salvezza. E quindi a maggior ragione a Bergamo proverà a fare la partita che deve fare per portarsi a casa i tre punti. Quindi, secondo me, serve attenzione e serve tornare a raccogliere le energie positive che derivano dai tre punti di ieri, con la consapevolezza che quel calcio moderno che chiede Chiesa dobbiamo metterlo in campo sempre, se no rischiamo di non portare a casa la vittoria. Ci vediamo nel pomeriggio con le pagelle. Ciao ragazzi.